La città di Salerno, la sua provincia e più in generale la Campania, registra la percentuale più alta di matrimoni. Location particolari, immerse in scenari naturali, le più richieste per i banchetti nuziali anche dagli stranieri. Sposi ma non solo, si conferma il più importante salone espositivo della provincia dedicato alle piccole e grandi cerimonie, dove sarà possibile conoscere le novità del mercato delle cerimonie per i promessi sposi, ma anche per chi si prepara ad organizzare una festa importante. Dagli abiti da cerimonia alle foto, dagli arredamenti alle liste nozze, dai viaggi e banchetti nuziali. Si aprirà domani presso i padiglioni fieristici del Centro Agroalimentare di Salerno e fino a domenica 12 novembre darà spazio alle novità di chi si appresta a celebrare il giorno più importante della propria vita. La 24esima edizione di Sposi ma non solo è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città a Salerno. Darà spazio a più di 100 aziende e proposte di attività commerciali ed artigianali, tanti professionisti del wedding. 4.000 metri quadri di esposizione distribuiti su due padiglioni interamente collegati e climatizzati, un agevole percorso stradale, 2.000 posti auto. Tutte le sere defile di abiti da sposa e cerimonia con importanti case di moda del settore, nonché stilisti emergenti. Giustissima valutazione, la nostra provincia, oltre che la città, rappresenta probabilmente una delle primissime in Italia, perché noi siamo al centro delle due coste, la Divina, la costiera amalfitana e la costa cilentana, che diciamo attirano sposi da tutto il mondo. Noi siamo testimoni diretti, essendo gli organizzatori da 24 anni di questa manifestazione che racchiude un po' tutto quel mondo delle cerimonie, quindi abbiamo sempre, diciamo, il termometro molto molto vicino a tutte le situazioni. Quindi in costiera dall'Inghilterra, dall'America, adesso anche diciamo da oltreoceano, appunto, sono tantissimi che scelgono di venire qui per celebrare il loro giorno più bello. Sposi ma non solo rappresenta la continuità di una scelta che probabilmente 24 anni fa è stata giusta, quello di mettere insieme il momento espositivo al momento dello spettacolo, il momento commerciale al momento, diciamo, di passare anche una serata diversa in una realtà come quella di Salerno, che resta una città accogliente. Noi abbiamo i dati degli scorsi anni, abbiamo avuto visitatori da tutta la regione Campania, dal Basso Lazio, dalla Lucania, dall'Alta Calabria. Sono 4 giorni in cui nei 4.000 metri quadri del centro agroalimentare, che è facilmente raggiungibile dall'uscita, da qualsiasi uscita della zona industriale della nostra tangenziale, in questi 4.000 metri quadri si trova tutto quello che serve per organizzare la cerimonia. Quindi una grande opportunità per le coppie che risparmiano tempo e spesso anche denaro, perché trovano le aziende che aspettano questo momento. La scelta di farla a novembre ha consentito appunto alle aziende di poter presentare le migliori novità per l'anno, di fare anche delle offerte, perché in questo momento magari anche l'offerta economica può sollecitare, e poi i 4 giorni che rappresentano anche momenti di spettacolo. Partiamo con Miss Sposi ma non solo, che quest'anno vedrà oltre 50 ragazze protagonista nella prima serata, che sarà domani, quindi dopo il taglio del nastro avremo la prima selezione, e venerdì eleggeremo la nostra Miss. È un momento che le ragazze lo stanno veramente attendendo, perché poi apre le porte per entrare nel mondo della moda. Mentre sabato e domenica l'apertura ci sarà anche di mattina, e nel pomeriggio avremo momenti di spettacolo e defilé sposa, sposo e cerimonia.